Di nuovo qui da noi con la cronaca, falsi permessi di soggiorno a chi non aveva diritto alla protezione internazionale. Questa è l'accusa che ha portato all'arresto di 24 persone a Crotone, tra loro anche due poliziotti, avvocati e pubblici ufficiali. Flavia Lorenzoni. Escono dalla procura di Crotone una donna avvocato e una straniera mediatrice culturale che lavora all'ufficio immigrazione. Quest'ultima avvisa la professionista che la squadra mobile ha effettuato dei controlli su alcuni stranieri. L'avvocato ha dei sospetti. Ma ad essere intercettata dalle forze dell'ordine è anche lei l'avvocato, insieme a decine di persone, 90 quelle indagate dalla procura di Crotone, in un'operazione che ha portato allo smantellamento di due gruppi che producevano falsi permessi di soggiorno a stranieri richiedenti asilo, per lo più curdo-iracheni, che però non avevano diritto alla protezione internazionale. La base operativa era la città di Crotone, con ramificazione sul territorio nazionale e con la possibilità poi di ottenere una serie di permessi di soggiorno per motivi di protezione umanitaria e poter permanere nello Stato italiano o anche nei paesi dell'Unione Europea. Tre avvocati, due poliziotti, un vigile urbano e un dipendente della prefettura di Crotone tra i 24 arrestati. Gli intermediari contattavano gli avvocati compiacenti che dovevano procurare falsi documenti. Dai 400 ai 4.000 euro costava un falso status di rifugiato politico.